L'indagine è nata verso la fine del 2017 da un esposto presentato da una società che era stata esclusa da una gara che lamentava delle anomalie nelle procedure di sviluppo di quella procedura. E effettivamente l'approfondimento investigativo ha fatto emergere una serie di vicende corruttive di particolare gravità e complessità stratificate nel tempo. Il quadro che emerge dalla nostra investigazione, lo spaccato investigativo, effettivamente restituisce una situazione a dir poco allarmante, in quanto la gestione degli appalti pubblici nella sanità siciliana appare effettivamente connotata da una corruzione sistemica. Abbiamo disvelato, abbiamo ricostruito quello che può essere definito un vero e proprio centro di potere, in grado di determinare il fabbisogno della pubblica amministrazione e di orientare le dinamiche di spesa, un centro di potere all'interno del quale operano con spregiudicatezza dirigenti pubblici infedeli, faccendieri e imprenditori senza scrupoli, disposti a tutto pur di ottenere gare d'appalto milionarie. Per dare un'idea degli interessi in gioco, basti pensare che il valore complessivo delle gare d'appalto turbate, per come emerge nella nostra indagine, sfiora addirittura i 600 milioni di euro. Che tipo di metodi di indagine avete messo in campo? L'indagine è stata particolarmente complessa, articolata e strutturata, anche perché i soggetti indagati hanno dimostrato una capacità criminale assolutamente importante, e quindi abbiamo dovuto mettere in campo tutte le risorse investigative, anche di natura tecnica, necessarie per poter individuare i luoghi di incontro e ricostruire le dinamiche corruttive attraverso l'ascolto di dialoghi assolutamente riservati. Tengo a precisare che è stata complessa anche la ricostruzione delle modalità con le quali venivano erogate le tangenti, perché in alcuni casi abbiamo rilevato la classica dazione della mazzetta di denaro in contante, ma in altri casi le tecniche erano più raffinate, si andava dalla falsa sponsorizzazione di attività sportive all'attribuzione di incarichi a professionisti a disposizione, ma molto spesso le tangenti erano mascherate all'interno di complesse operazioni contabili che prevedevano fatturazioni da parte di società riconducibili a prestanome, ma di fatto gestite dai faccendieri di riferimento per i pubblici ufficiali corrotti.││